Artrite psoriasica. La psoriasi ha carattere familiare. Anamnesi positiva nel 12,5% dei casi. Colpisce il 2% della popolazione in generale. Nel 5% dei casi si complica con artrite. L'artrite psoriasica è rara nel bambino, nonostante che la psoriasi sia relativamente comune nell'età pediatrica. Può precedere le manifestazioni cutanee, che possono essere minime, non esistendo alcuna correlazione tra gravità delle manifestazioni cutanee ed articolari. L'età di insorgenza è compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Si manifesta con quadri di tipo reumatoide, riconducibili a 5 varianti. Oligoartrite asimmetrica, 70%, con interessamento metacarpo e metatarso falangico. Artrite psoriasica classica, 5%, con interessamento esclusivo delle articolazioni interfalangee distali, in associazione con distrofia ungueale. Poliartrite simmetrica, 15%, più comune nel sesso femminile. Artrite mutilante, 5%, localizzata prevalentemente alle piccole articolazioni delle mani e dei piedi. Spondiloartrite psoriasica, 5%, con interessamento sacroiliaco e vertebrale. L'artrite periferica è associata all'antigene HLA-B17. La spondiloartrite all'antigene HLA-B27. Gli anticorpi antinucleare sono frequentemente positivi nelle forme erosive. Nel 5% dei bambini esistono tenoviti, specie dei flessori della mano. Una sacroileite asintomatica è presente nella metà dei casi. L'iridociclite si osserva nell'8%. Gli indici di flogosi sono abitualmente mossi, VES e proteina C reattiva. La terapia è basata sulla somministrazione dei comuni antinfiammatori, FANS. Artrite psoriasica. Ispessimento sinoviale tendineo e presenza di cisti sinoviale in corrispondenza del tendine flessore del terzo dito della mano.